Si concluderà a Pescara il torneo di tennis internazionale itinerante ai Lava Abruzzo, partito dall'Aquila a metà maggio. Al Circolo Prati, in zona Colli, il torneo Aterno Gas and Power Cup femminile da $25.000 si svolgerà dal 1 all'8 agosto, mentre quello maschile da $15.000 si terrà dal 15 al 22 agosto. Un evento sportivo che è riuscito a portare circa 2.300 atleti provenienti da tutto il mondo e a valorizzare il territorio abruzzese con ricadute economiche per diverse attività locali. Oltre al successo di pubblico per gli organizzatori del tour, è arrivato anche un importante riconoscimento dall'International Tennis Federation. Il torneo femminile in programma a Pescara acquisisce un rango più importante, passando da un montepremi di $15.000 a una dotazione di $25.000. La notizia è stata resa nota oggi da Luca Del Federico, direttore di Alava Abruzzo, il quale ha presentato alla stampa i due eventi conclusivi della manifestazione insieme al presidente del CONI Abruzzo Enzo Imbastaro e all'assessore comunale allo sport Patrizia Martelli. Due eventi molto importanti, soprattutto il femminile con $25.000, con giocatrici molto importanti, le prime cinque tutte con ranking che hanno avuto anche recentemente attorno alla 150esima posizione, e giocatrici da tutti i cinque continenti, anche dell'Australia. È una manifestazione che è un evento nell'evento, perché oltre all'evento sportivo ci sarà l'evento turistico, ci sarà l'indotto economico. È un evento unico, originale, perché ha coinvolto praticamente tutta la regione, sono state 8 tappe, questa di Pescara è l'ultima, forse la più importante per quel che riguarda il settore femminile, con un montepremi importante e con atleti di livello. Io spero che queste iniziative possano essere incentivate in futuro, perché sono iniziative che promuovono molto bene il territorio, questo nostro territorio meraviglioso che forse è poco conosciuto, quindi persone che vengono qui per manifestazioni sportive, per accompagnare parenti o sono dirigenti di società, molto spesso, io ho un'esperienza ormai da tantissimi anni, apprezzano la nostra regione, il nostro territorio e ritornano per passarci dei giorni di ferie. Il territorio rappresenta un grande risultato perché abbiamo un connubio perfetto tra turismo e sport. Mai come adesso è il momento ideale, visto e considerato che il paese, l'Abruzzo, la città di Pescara è ripartita dopo 18 mesi di stop totale causati dalla pandemia. Quindi questo grande evento sportivo per la città di Pescara è veramente una grande risorsa, perché crea un indotto, crea economia e sicuramente una speranza in più per tutta la città. L'ingresso è gratuito, siamo zona bianca, quindi a seguito dell'ultimo decreto Draghi ci sarà comunque una capienza limitata al 50% dell'impianto. L'impianto comunque è sufficientemente idoneo ad assicurare che appunto non ci siano assembramenti rispetto delle norme Covid.